Benvenuti ad una nuova puntata di Bianco e Nero. Oggi siamo in esterna, siamo al Parco della Pace. Parco Palatucci ha avuto una nuova vita grazie al vescovo Aiello e la nostra ospite. Sono molto contenta di avere una donna, perché trovare una bella donna da intervistare purtroppo è cosa rara. Claudia Campobasso, salve Claudia. Buongiorno a tutti. La conoscete tutti, dirigente, direttore del Genio Civile di Avellino e di Ariano, ora da poco anche dirigente della Protezione Civile a livello regionale. Una donna molto impegnata, molto conosciuta. Tra l'altro lei ha avuto questa capacità di rendere, non dico simpatico, ma di far conoscere il Genio Civile, perché molte istituzioni sono molto lontane dai cittadini. Come mai, come c'è riuscita a fare in modo che il Genio, cioè la gente capisse anche l'importanza di un ente così, tra l'altro, antico? Probabilmente sono le mie competenze manageriali. Sono laureata in economia e commercio e quindi ho studiato marketing e comunicazione d'impresa. E quindi dirigo un ufficio, come insomma, da dirigente regionale posso essere ovviamente incaricata di dirigere qualunque ufficio regionale. Quando sono arrivata al Genio Civile da non tecnico, effettivamente sono piano piano entrata anche nei tecnicismi, quindi nelle competenze tecniche di un ufficio effettivamente molto autorevole, perché è un ufficio molto antico, derivante dal Ministero dei Lavori Pubblici e poi regionale. Però mi sembrava anche giusto, come dire, proprio perché anch'io ho avuto questo approccio di conoscenza e probabilmente per le mie competenze manageriali o questa voglia, come dire, mia di comunicazione, di comunicare in maniera semplice anche le cose più complesse, perché quando le domini le cose anche più complesse, nel momento in cui le sai, le comunichi semplicemente, possono essere capite da tutti. E era importante anche far capire il ruolo degli uffici, perché spesso siamo lontani come pubblica amministrazione dai cittadini, insomma, invece no, in un ufficio che ha molte relazioni col pubblico, però prevalentemente un pubblico tecnico, ingegneri, architetti, geometri, quindi un'utenza tecnica. Però nonostante questo era importante anche far capire ai cittadini comuni quello che è il ruolo di questi uffici, anche perché siamo pagati dalle tasse dei cittadini. Assolutamente, spieghiamolo il ruolo del Genio Civile, che è molto importante, non solo quello di vigilare sulle opere pubbliche, ma anche quello di occuparsi della materia di prevenzione dei vari eventi, ai terremoti, agli incendi, insomma un raggio di azione molto ampio. Sì, diciamo che storicamente le competenze del Genio Civile sono principalmente due, oltre a una serie di altre competenze secondarie, ma sono innanzitutto la prevenzione sismica, e quindi tutti i depositi delle opere strutturali devono essere depositati da noi previa autorizzazione sismica. Quindi noi facciamo quella che è la prevenzione strutturale, che è la principale prevenzione in caso di terremoti, ovvero controllare che le opere che vengono costruite siano state calcolate nel rispetto della normativa sismica. E questa è la prima tutela, come dire, la prima misura di prevenzione sismica, ovvero se viviamo dimoriamo, poi ci racconterà com'è la situazione in strutture antisismiche, è ovvio che quella è la principale tutela. La seconda competenza principale è la competenza relativa al reticolo idrografico, quindi ai corsi d'acqua. Abbiamo sempre fatto manutenzione dei corsi d'acqua e quindi la principale competenza era quella in caso di esondazioni o anche di frane, quindi dissesto idrogeologico. Da questa competenza storica di tutela e quindi prevenzione dal dissesto idrogeologico, negli ultimi anni, dal 2013, i Geni Civili sono stati individuati proprio per queste competenze anche come presidi provinciali di protezione civile a tutto tondo, quindi non soltanto in caso di esondazione di frane, ma in caso di qualunque tipo di evento di protezione civile. Quindi accanto alla protezione civile centrale regionale a Napoli ci sono i presidi provinciali presso ogni Genio Civile, e potenziati anche dal 2017, quando poi ci è stata attribuita la competenza dell'antincendio boschivo e quindi delle sale operative di antincendio boschivo. Quello ha amplificato notevolmente il ruolo e anche, come dire, la conoscenza delle nostre competenze nei confronti dei cittadini, perché occupandoci di incendi boschivi e soprattutto avendo questa competenza nel 2017, quando c'è stata quella devastante estate dal punto di vista degli incendi un po' in tutta la Campania, anche da noi, ricordiamo Montevergine, ma ricordiamo tantissimi incendi che hanno oltre al Vesuvio e quindi tanti episodi incendiari veramente disastrosi in quella campagna, da lì poi c'è stata un'attenzione, un interessamento e anche una nostra necessità
di divulgare la necessità di prevenzione, proprio per cercare di non avere nuovamente campagne di questo. Con tanti episodi, tante campagne, l'ultima è Io non rischio, che ha visto protagonisti anche i ragazzi delle scuole. Tra l'altro ha coinvolto anche i giocatori della Scandone in questa bella manifestazione a Piazza Libertà, perché lo sport può essere un veicolo importantissimo. Sì, no? Assolutamente sì, queste sono campagne, Io non rischio, esempio, una campagna nazionale, si fa ogni anno in tutta Italia, in tutte le piazze d'Italia, grazie ai volontari che divulgano, ecco, quei comportamenti che in caso di eventi si divulga il maremoto, la prevenzione in caso di maremoto, di terremoto o di dissesto idrogeologico, quindi esodo di alluvione. E lì sono i volontari di protezione civile che nelle piazze divulgano e colloquiano con i cittadini per divulgare. E qui proprio da noi ci fu, insomma, la manifestazione ha avuto un grande successo col coinvolgimento delle scuole. E è importante anche avere dei testimonial e insomma il testimonial nostro, avendo comunque una realtà sportiva importante ad Avellino, seppure negli ultimi anni, negli ultimi tempi un po' di difficoltà, però la Scandone ha accettato immediatamente l'invito a partecipare a quella giornata, perché è un messaggio anche sociale, insomma sport, ma quindi i messaggi sociali importanti devono essere veicolati tramite testimonial importanti. E come coinvolgi soprattutto i ragazzi, come mandi messaggi ai ragazzi? Sicuramente sono messaggi sani, no? Assolutamente. Che cosa si fa, visto che la nostra è una televisione sportiva, no? In caso di eventi, cioè in caso di un terremoto, facciamo i dovuti scongiuri, ma potrebbe succedere, tra l'altro l'Irpinia purtroppo è zona soggetta, in uno stadio, in palazzetto, quali sono le regole da seguire? Beh, innanzitutto ci sono delle misure di sicurezza interne, naturalmente ci sono i piani di emergenza interni alle strutture, soprattutto quelle che hanno necessità di garantire la sicurezza degli ospiti, quindi palazzetti, ma anche la manifestazione all'aperto. La normativa anche sulle manifestazioni all'aperto è stata, insomma, negli ultimi anni molto innovata e sono state introdotte delle misure a garanzia degli spettatori che partecipano, e quindi quando c'è un grande affollamento, e quindi si fanno dei piani di sicurezza che sono ovviamente preparati dai gestori degli impianti o dai responsabili delle manifestazioni. Accanto a questi, quindi ai piani di sicurezza interni, quindi che sono obbligatori, c'è una competenza poi specifica dei vigili del fuoco su questo. Poi c'è naturalmente un impatto esterno, ovvero in caso di evento anche calamitoso c'è poi, come dire, un sistema di protezione civile che soccorre nel momento in cui ci sono ovviamente eventi, vittime o comunque crolli o comunque quello che può accadere. Diciamo il pre, bisognerebbe comunque sapere come comportarsi, no? Io penso, se sto in casa mi metto sotto il tavolo, sotto gli archi. Ma se sto allo stadio o nel palazzetto, che faccio? Nel palazzetto ci sono comunque gli incaricati della sicurezza, ci sono i responsabili della sicurezza che sono incaricati proprio di individuare e quindi supportare tutti quelli che sono gli ospiti o comunque gli spettatori all'interno del palazzetto, con tutte le misure che sono, ripeto, approvate nei piani di sicurezza e quindi che garantiscono il deflusso degli spettatori tramite ovviamente tutte le uscite di sicurezza o quello che sono i presidi approvati e previsti dal piano per garantire la fuoriuscita in sicurezza degli spettatori. Dopodiché naturalmente si fanno le verifiche alle strutture, perché in caso di sisma è ovvio, una volta messi in sicurezza i cittadini, e qui interviene poi il piano di emergenza comunale, perché o siamo in casa o siamo comunque in strutture pubbliche o all'aperto, c'è naturalmente in caso di evento un piano di emergenza, un piano di protezione civile comunale che i cittadini, i comuni devono divulgare, i cittadini devono conoscere, perché devo sapere quali sono le aree di attesa dove devo recarmi una volta. Diciamo la verità, in questo c'è ancora molto da lavorare. E in questo c'è da lavorare, ci approssimiamo al 23 novembre, quest'anno è il 39esimo anniversario e quindi faremo comunque degli eventi anche sul 23 novembre ancora per parlare, perché è necessario sempre parlare di misure di prevenzione, di quello che può accadere in caso di eventi calamitosi, e quindi per cercare di diffondere e divulgare nei cittadini, ma anche negli operatori e quindi negli addetti ai lavori di protezione civile, quelli che sono i comportamenti da tenere. Ecco, i comuni devono sapere che devono istituire, da loro si chiama COC, il centro operativo, il centro comunale di un tavolo, insomma una struttura che viene istituita ogni qualvolta c'è un'emergenza a livello comunale. Quindi il comune in caso di emergenza istituisce il proprio COC, e quindi presieduto dal sindaco e dai responsabili delle funzioni. Quando l'emergenza supera la capacità di
risposta del comune, allora si chiede il supporto degli enti superiori, si istituisce il CCS, quel tavolo che fu istituito, vi ricordo ad esempio quando ci fu l'incendio dell'ICS a Piano d'Ardine, quindi una gestione dell'emergenza sovracomunale, e quindi viene gestita presso il CCS, questo comitato che viene istituito presso la prefettura, dove tutti gli enti competenti sono riuniti intorno a quel tavolo e lì si prendono le decisioni e si mandano ovviamente i soccorsi tutti coordinati, perché le emergenze vanno gestite in maniera coordinata. Allora, la nostra chiacchierata continua, noi ci andiamo ad accomodare qui al Parco della Pace e continuiamo a parlare. Allora, prima di vorrei chiudere l'argomento, insomma, che riguarda prettamente il suo lavoro. Prima facevamo un'osservazione e poi vorrei parlare anche della Claudia Donna. Io ho detto, la natura è meravigliosa, questo parco veramente è molto suggestivo, tra l'altro, e a volte può diventare malvagia, e lei mi ha corretta, ha detto no, non è la natura che è malvagia, ma sono gli uomini che spesso l'hanno violentata. Sì, purtroppo le opere di urbanizzazione, il costruito, quello che naturalmente è legato alle necessità di vita di noi uomini, naturalmente, che abbiamo necessità di costruire, quindi delle nostre dimore o quello che è. Però queste opere di urbanizzazione vanno fatte nel rispetto di quelle che sono le criticità del territorio. La legge prevede una serie di vincoli, il rispetto di vincoli, quindi una serie di norme di pianificazione, e quindi le costruzioni devono essere realizzate in conformità di queste norme. Ci sono gli enti preposti per rilasciare i pareri, eccetera. Quando a volte questo non accade, è naturale che poi possono verificarsi delle criticità anche serie, quindi frane, esondazioni o quello che sia, che possono interessare abitazioni che in definitiva non dovevano stare dove stanno. Quanto è difficile per una donna, io ne so qualcosa perché insomma, essendo poi lo sport un ambiente molto maschile, a tratti un po' maschilista, riuscire ad affermarsi nell'ambito del genio civile, della protezione civile a livello regionale. Lei è anche molto apprezzata, rispettata, forse anche un po' temuta, immagino che i nemici non le mancheranno. Sì, sono molto temuta, però certo un carattere molto volitivo, deciso, eccetera, questo sì. E mi appartiene proprio questa modalità di essere. Credo che però quando dirigi degli uffici devi necessariamente comunque avere un atteggiamento di rigore. Io, ripeto, confido sempre nell'esempio, insomma, io sono la prima che dà e quindi non pretendo dai miei collaboratori niente più di quello che do io. Sono esigente, questo sì, è vero, sono un po', anche un po' militare, questo è vero, quando arrivi in ufficio il mio passo tutti scappano, questo è vero. E, è difficile comunque essere donna in un ambiente di lavoro, ancora difficile, ci sono ancora purtroppo difficoltà per noi donne, perché siamo comunque donne, siamo anche madri, siamo anche mogli, eccetera, quindi dobbiamo comunque conciliare una vita familiare, una vita professionale, e per chi come me, diciamo, a volte esce la mattina e torna anche la notte a volte per lavoro, è complesso, quindi hai bisogno comunque di una rete familiare o comunque di supporto, perché altrimenti non puoi gestire entrambe le cose. È complesso ancora oggi purtroppo affermarsi, perché è un ambiente ancora purtroppo maschile. Paolo e Claudio sono i suoi figli, come li ho nominati? Antonio, Paolo e Antonio. E ho nominato Paolo e Antonio, gli occhi di Claudia Campobasso hanno cambiato proprio colore e luce, sono proprio, immagino la sua gioia, i suoi tesori, è normale che sono sia una mamma come tutte le mamme, insomma, quando si parla dei figli è ovvio che c'è un atteggiamento diverso. Sì, sono i miei figli, ormai sono fatti grandicelli, sono loro, insomma, se vogliamo parlare un po' di sport, sono loro, io vivo di riflesso le loro passioni sportive. Il mio grande è ciclista, insomma, come hobby, ciclista da corsa, per cui casa mia c'è la divisa di Pantani appesa al muro, ci sono tutti i libri del Giro d'Italia, tutte queste cose. È proprio appassionato. Sì, assolutamente, ha requisito il mio garage, il mio box, perché lì c'è tutto il suo laboratorio, monta la bicicletta, le smonta, e quindi c'è la passione del ciclista di mio figlio. E invece là del primo, il secondo invece è un tennista, gli piace il tennis, però è un appassionato di, pur non praticandolo, di calcio e di basket, per cui io di riflesso quindi sento e vedo tutti questi risultati, le partite, eccetera.
li accompagno a vedere non tanto il Scandone. Calcio, non tanto il calcio quanto il basket, che comunque il palazzetto è un ambiente un pochino più tranquillo, insomma, e quindi vediamo, sì, abbiamo fatto l'abbonamento al basket, quindi è un po' certo rispetto agli anni passati, stiamo vivendo come un si vive di... come vive lei attraverso i suoi figli, perché per, purtroppo per chi è appassionato di sport è stata una tragedia, so che il termine è un po' forte, però insomma un dolore molto profondo. L'anno scorso, non mi ricordo in quale circostanza, perdemmo una partita importante, mio figlio pianse al palazzetto, pianse, e io devo dire rimasi proprio sconcertata, perché un ragazzino che comunque non pratica basket ma che si è appassionato, perché comunque la squadra della città, insomma, lui vive un po' l'Avellino, calcio, la squadra di basket, eccetera. Quindi c'è una passione, un legame, anche perché sono valori belli, importanti quelli dello sport, no, sani, che insomma, mi fa piacere che i miei figli insomma vivano di sport, insomma siano appassionati, e vedere un ragazzino che piange quando la sua squadra del cuore perde è una cosa che ti insomma, sì, sì. Ma lei ha mai fatto sport? No. Zero. No, io faccio no, gioco un po' a tennis, ma a giocare già è troppo, un po' a golf veramente, quello, perché poi è più confacente a me, perché non serve una grande fisicità o chissà grande atletismo, sì. Per cui ogni tanto precisione, sì, diciamo, serve. Sì, 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 no, si sì, serve un po' di coordinazione, di precisione, eccetera, ed è un bello sport perché poi ti consente di stare in campi molto belli, insomma, in Campania ne abbiamo alcuni molto belli, e quindi ogni tanto faccio quello, ma ci vuole molto tempo, che io non ho. Quindi abbiamo scoperto che Clara Campobasso fa golf, lo fa con suo marito, nominiamo l'ingegnere Luigi Cicalese, che salutiamo anche, lui che fa? Sta sulla poltrona? No, assolutamente, li ha fatti tutti, tranne il basket per ovvi motivi di altezza, li ha fatti tutti mio marito, perché ogni volta poi che cominciamo uno sport... tutti gli equipaggiamenti io ce li ho tutti conservati, perché dall'equitazione al golf al tennis tutti li ha fatti tutti, quindi la famiglia è ciclista anche lui naturalmente, quindi bicicletta da corsa, tutti visti da... sì, quindi tutto equipaggiamento, tutto. Allora, poi mio marito è ingegnere scientifico, certo. Ogni cosa deve essere tutta, sì, le cose più tecniche precisa, che esistono, sì. E che idea si è fatta complessivamente di questa, diciamo, estate turbolenta tra calcio e basket con questi problemi di De Cesare, che idea? Dispiace in verità, dispiace perché comunque erano due realtà sportive, ma anche l'Avellino Calcio che ha comunque una tradizione importantissima, ricordo ancora i tempi della Serie A quando da ragazza andavamo allo stadio con i compagni di scuola, con gli amici andavamo allo stadio a seguire l'Avellino. Il basket è una realtà più recente, insomma, ma comunque una realtà importante, comunque una squadra che sta tanti anni in Serie A. E come dire, ripeto, proprio per una provincia come Avellino è importante sostenere comunque le squadre sportive, perché sono esempio per i ragazzi, come dire, è importante appassionare i ragazzi giovani, perché poi è anche una questione anche sociale, anche ecco, torniamo alla prevenzione, ecco, trasmettiamo ai nostri ragazzi dei sani valori, un impegno, una passione, eccetera. E quindi era bello vedere tutti questi ragazzi al palazzetto, comunque al campo di calcio, insomma, allo stadio, perché come dire, si trasmettono valori, c'è un legame con la terra, ecco. Adesso i nostri ragazzi vanno via perché ecco, mio figlio ha 18 anni, l'anno prossimo andrà all'università, la farà fuori probabilmente, spero che tornino, questo è il legame con la propria terra, con la propria città, con Avellino, come dici, vediamo tutti i nostri amici, tanti vivono fuori anche in Alta Italia, li trovi ancora che con le sciarpe dell'Avellino che fanno tifo e quindi c'è il bianco verde che regna, ed è bellissimo questo, è proprio commovente da certi punti di vista. Tornare in uno stadio di una qualunque città d'Italia e sentirsi a casa, per chi è lontano è commovente, è una cosa commovente che purtroppo con la B e ora con la perdita anche della Serie A della Scandone abbiamo perso. Noi ci avviamo alle conclusioni, l'ultima domanda gliela volevo fare un po' sull'Irpinia in generale. Come la vede questa terra che lei conosce bene perché la gira per lavoro? Che momento vive la nostra provincia? Beh, il momento è un po' difficile non solo per la provincia di Avellino, un po' per le zone interne, un po' comunque per il mezzogiorno, comunque un momento difficile, ecco, lo dico da genitore, lo dico comunque da italiana, è un momento difficile dove è necessario, le politiche di sostegno per le zone interne, per il meridione comunque ci sono, bisogna, come dire, ecco, inculcare nei giovani soprattutto il desiderio e la voglia di studiare anche all'estero, di completare gli studi, ma di
ritornare qui. È necessario che tornino, perché altrimenti veramente formiamo tante eccellenze, ma purtroppo le nostre eccellenze vanno lontano, e quindi questo non va bene, perché è la nostra, il nostro punto di forza, perché poi la Campania, anche le aree interne, l'Irpinia è bellissima, non abbiamo nulla da invidiare a regioni del centro-nord che hanno insomma comunque invece un'attrattiva turistica, anche noi abbiamo delle potenzialità ricettivo-turistiche che non le riusciamo a valorizzare, alle produzioni del territorio che diciamo non le riusciamo a valorizzare abbastanza, non abbastanza, però c'è tanta qualità, c'è tanta bellezza nelle zone interne, soprattutto in Irpinia. Adesso bellissima la notizia anche della cena, degli impianti che torneranno a funzionare, ed è importante continuare ad investire e far tornare soprattutto, ripeto, i nostri ragazzi qui. Facciamoli preparare, facciamoli studiare, ma devono tornare. Grazie davvero a Claudia Campobasso per questa bella chiacchierata, grazie, in bocca al lupo. Grazie a Palmiro Napoli che ha lavorato con noi. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Bianco e Nero.